Ed ora abbiamo delle importantissime rivelazioni di mercato sul caso Nainggolan da parte del canale YouTube Valex Rossi. A te la linea. Allora, ragazzi, il caso Nainggolan è sempre più misterioso perché non si sa se rimane a Roma, non si sa dove va, non si sa se va dalla Juventus, non si sa se va all'estero. E io ho letto molti articoli dove lo stesso giocatore Nainggolan che dice: carissimo Sabatini, carissimo Pallotta, io voglio restare a Roma, vedete quello che dovete fare perché voglio restare e non voglio andare a Juventus perché a Roma mi trovo bene, mi sono ambientato bene con i tifosi, con tutto, e quindi cercate qualcosa per farmi restare comunque, ragazzi. La società, secondo me, ha dato troppo poco per riscattarlo, perché tu hai pagato i turbe 30 milioni, ma fanno uno strappo alla regola se devi dare 22-23 milioni e darlo comunque per Nainggolan, perché Nainggolan è una garanzia, perché ti ha fatto vedere delle belle giocate quest'anno, ti ha fatto vedere delle buone azioni, delle buone cose, e poi è l'unico insieme a Florenzi e Manolas che hanno fatto qualcosa, quest'anno, perché la Roma si è vista poco e niente. E ha fatto anche dei bei gol contro il Genoa, Nainggolan. Quindi io faccio un appello a tutta la dirigenza, a Sabatini e a Pallotta. Non penso che i soldi non vi mancano, però cavolo, spendeteli 2, 3, 4 milioni in più, perché credo che il giocatore sarebbe contento e non vi stupirebbe. Quindi sapete già che giocatore è. Quindi l'avete visto e l'abbiamo visto tutti. Noi stiamo aspettando voi quello che facciate. Noi tifosi aspettiamo voi. Sabatini, stupiscici e non fare cazzate, perché già di cazzate ne abbiamo fatte troppe quest'anno. Quindi almeno questa, dai. Caro Sabatini, spendi 2-3 milioni in più, no, non comprate le sigarette e cacceli per Nainggolan. Perfetto, ti ringraziamo dell'importante contributo. Iscrivetevi al canale Valex Rossi.